Benvenuti all'ascolto del notiziario di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. I carabinieri di Montemarciano hanno denunciato un 32enne sorvegliato speciale domiciliato nel comune per detenzione abusiva di armi. L'uomo è sottoposto alla misura di prevenzione di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Montemarciano. Durante l'ultimo controllo, i militari hanno rinvenuto nella camera da letto del giovane una katana con lama lunga oltre 66 cm, nascosta sopra un armadio, e un coltello da macellaio con una lama di 29 cm posto all'interno di un cassetto. L'uomo non ha saputo fornire spiegazioni circa la provenienza di quelle armi, per questi motivi è stato denunciato. Incidente ieri pomeriggio verso le 18 in un maneggio di Montemarciano. Ferito un uomo di 34 anni residente a Perugia, travolto da un cavallo imbizzarrito scappato dalla stalla. Il destriero lo ha colpito con un calcio all'altezza delle costole. Il 34enne è stato soccorso dai sanitari dell'automedica del 118 di Falconara e dell'ambulanza dell'Avis di Montemarciano. Sul posto è anche atterrata l'eliambulanza del 118, ma poi il ferito è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette con un codice giallo. Sul posto anche i carabinieri. Una folla commossa e mesta che ha riempito la chiesa del Portone, quella che ha voluto prendere parte ieri ai funerali del dottor Mauro Bavosi, il chirurgo senigalliese, colonna storica del reparto di chirurgia dell'ospedale di Senigallia, morto sabato scorso. Bavosi aveva 67 anni e da alcuni anni lottava contro un male incurabile. Ha creato scalpore e polemica il progetto chiamato Viva l'Amore, dedicato all'educazione sessuale nelle scuole, disposto dalle aree vaste dell'ASUR nell'ambito del programma Scuola e Salute dell'Ufficio Scolastico Regionale. Nei giorni scorsi l'assessore regionale all'istruzione, Loretta Bravi, era stata attaccata dalla Lega per via della sponsorizzazione da parte della Regione proprio al progetto Viva l'Amore, che, secondo la Lega, proporrebbe agli adolescenti educazione sessuale legata alla presunta teoria gender. Sul progetto Viva l'Amore interviene il presidente della Commissione regionale Sanità, Fabrizio Volpini, che dice come Viva l'Amore sia un progetto di educazione all'affettività e alla sessualità rivolto agli studenti e che si svolge da diversi anni in Emilia-Romagna. Un progetto che segue le indicazioni e le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ed è consultabile da tutti sul sito internet del Ministero della Salute. Che vi siano degli imprenditori pronti a rilevare l'immobile dell'ex palazzetto del turismo è un fatto importante e positivo sia per la Regione Marche che per il Comune di Senigallia. Tuttavia la richiesta avanzata all'amministrazione comunale affinché provveda a una variazione della destinazione d'uso dell'edificio da uffici a residenziale è un tema che deve essere affrontato con molta attenzione. Ha parlato così il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi rispondendo all'assessore alla valorizzazione del patrimonio della Regione Marche Fabrizio Cesetti, secondo il quale nell'alienazione del bene un grosso limite è rappresentato dalla destinazione d'uso, poiché, dice l'assessore regionale, nessuno ha convenienza ad acquistare una struttura che può ospitare solo gli uffici. In questo senso, secondo il sindaco di Senigallia, la rigenerazione urbana dell'area dell'ex IAT non può prescindere da una visione più ampia che preveda anche il recupero dell'ex Hotel Marche. È tutto per questa edizione. Da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.